Vai. Paolo, spiegaci cosa stai facendo. Entrando mentre dormo. Il burrito! Tu vai a lavarti i denti e Ricky arrivo subito, ok? Dopo 12 secondi lui è già così. Ciao Ricky, sei contento? In modo. No, perché no. Stiamo tornando sì. A casa. Sì. Allegrissimo. Cosa vuoi dire ai nostri ascoltatori? Non lo so. Saluta mamma, dai. Ciao. No. Sembri quella che... Ciao Sabri, cosa ci vuoi dire? Sto mangiando il panino. Ciao! Ciao! Siamo in aeroporto. Arriva! Stiamo aspettando che arriva un barco di... 6 ore prima. 6 ore prima. Noi in anticipo sempre. Oddio, burrito? Sì, burrito. Buongiorno, mi trovo a Central Park di Sesto San Giovanni. Quest'anno siamo andati a New York, appunto è stata una vacanza bellissima. Bellissimo, cioè ci siamo divertiti un sacco. La città, vabbè, non c'è nulla da dire sulla città, è bellissima, a parte molti personaggi strani che abbiamo incontrato, molte disavventure successe, però beh, del resto ci siamo divertiti un sacco, nulla da dire. Niente, mi è rimasto un sacco impresso tutto ciò che abbiamo visto dal primo all'ultimo giorno, quindi
dal Memoriale a Central Park, a Times Square, il musical, l'Empire, la vista dall'alto, il ponte di Brooklyn, la Statua della Libertà, tutto mi è piaciuto un sacco. Mi sono trovata strabene con Paolo, Sara, Ricky, Anna. È stato bellissimo, un'esperienza assolutamente da fare che consiglio a tutti. Comunque abbiamo ballato, lezioni strafighe, grazie per tutti quelli che stavano facendo le lezioni con noi, che ci hanno fatto sentire una merda, grazie mille, veramente. E l'autostima a noi sotto zero. Abbiamo fatto delle lezioni strabelle, difficili, tanto difficili, impegnative, dove veramente non sapevamo dove metterci le mani. Però del resto bellissimo. Sarei stata un po' più di giorni per avere più tempo di fare tutto, per godermi di più la vacanza a New York, per ambientarmi un po' di più e per ballare sicuramente di più. Ripeto, è stata una bellissima esperienza, assolutamente da rifare. Paolo, Sara, ricordatevi di ciò. Non so neanche come spiegare, è stata veramente un'esperienza bellissima. Niente, la cosa che mi è rimasta più impressa è appunto, beh, sicuramente il Memoriale. Bella messa gospel, dai, è stata divertente tantissimo. Tutta quella gente, il casino, comunque è parte dell'esperienza anche della città, quindi è stato bello. Cosa posso dire? Stanchissimi, siamo tornati assolutamente morti, non riuscivamo più a camminare, i momenti di stupidera provocati dalla stanchezza non sono mancati, infatti scusate Sara e Paolo, vi vogliamo bene, ma era inevitabile. E niente, dai. Ciao. Eccoci qua, finalmente a casa. Allora, questa vacanza non è iniziata, diciamo, nel migliore dei modi, dato che ci sono stati un po' leggero, un po' minuscolo ritardo di aerei e valigie perse. Ma comunque, la città è una roba bellissima, soprattutto c'è grattacieli, c'è queste strutture alte 20 metri e mezzo, e quando siamo saliti, insomma, vista mozzafiato, anche se con non poca ansia, e il musical che ciaone proprio, cioè wow. Le lezioni una roba troppo, molto, tanto frustrante, perché difficilissime, ma strafighe, cioè davvero wow. E poi gli insegnanti, una roba pazzesca, cioè davvero. Tra di noi alla fine comunque ci siamo trovati bene, le decisioni venivano prese con serenità e tutti insieme, insomma. E niente, secondo me questa vacanza è una vacanza da ripetere, e tutti insieme, tutta molto figa, che cioè, è stata molto molto bella. E allora, cosa ne penso di New York, della compagnia, dell'esperienza? Allora, ho sempre voluto andare a New York, e finalmente quest'anno con la 3.0 ne ho avuto la possibilità e ho voluto provare. Appena siamo arrivate a New York io ero davvero incantata, perché come ho detto prima è un qualcosa di magico, di... Boh, mi sembrava di essere nel paese davvero delle meraviglie. E siamo riusciti a visitare di tutto, cioè comunque i giorni non erano tantissimi, ma abbastanza per fare l'esperienza che abbiamo fatto. Abbiamo visitato la Statua della Libertà, l'Empire, il Central Park. Poi il Memorial, lì tutti siamo rimasti affascinati.
Paolo ci ha raccontato della caduta delle Torri Gemelle l'11 settembre del 2001. Siamo davvero rimasti affascinati, siamo riusciti a visitare il museo e anche lì davvero, cioè, poi in più c'erano la sicurezza, che anche loro magari ci raccontavano qualcosa di più che sapevano rispetto a ciò che c'era già nel museo. Poi, vabbè, io in particolare la cosa che ho preferito, no, le due cose che ho preferito di più di tutte sono state Times Square, perché è davvero come c'è in televisione, e la messa gospel, cioè che io mi sono commossa perché ti trascinano con loro, cioè è come se fosse una grande famiglia e questo ti fa piacere, perché comunque tu, non vivendo là, ti hanno accolto. Infatti, come hanno iniziato una preghiera ringraziando noi dell'estero che eravamo arrivati fino a lì e che ci eravamo uniti a loro per la messa gospel. Poi l'esperienza, sono felice che mi è arrivata questa grande possibilità e non... cioè, davvero è stato qualcosa di bellissimo. E invece la compagnia, sono quattro persone favolose, una diversa dall'altra ma contemporaneamente uguali, che mi hanno, cioè era comunque per me il primo anno, loro ormai si conoscono da tanti anni, ma sono riusciti lo stesso a coinvolgermi, sono riusciti a rendermi parte del loro, a farmi, sì, rendermi parte del loro gruppo. E non lo so, cioè davvero è stata un'esperienza indimenticabile, ringrazio chi ha potuto rendere questo mio sogno realtà, tra cui i miei familiari, mia madre, mio padre e Paolo e Sara, la 3.0. 3.0.